Allora, Mr. Groove, adesso ci spieghi cosa sono la musica ed il suono, aggiungendo le sue considerazioni sul mondo musicale, spiegandoci come la degenerazione di oggi subisca influenze trasformandole sotto forma di mode e tendenze suicide. Grazie. Lo accuso quando entra in padiglione auricolari. Il battito va a tempo con gli impulsi cerebrali. Sale, bruciando le sinapsi. Tanto da schizzare in alto il suono provocato da sti bassi. Passi dentro la mia camera d'effetto. Faccio solo musica da camera da letto. Mia madre me l'ha detto che non farò carriera. Fin quando rapperò subite da sabato sera. Tipo discoteca, qual è la Crazy Frog? Vedo solo tipi snob flashati come una strobe. Voglio più beatbox, perfino nell'Xbox. E non rap star, costarò la Paolo Fox. Faccio come Amanda Knox, magari scrivo un libro che parla della musica, ma dopo che la uccido. Però farò un po' schifo e quindi mi accontento di fare le canzoni che soltanto io mi sento. Allora, Mr. Groove, la musica è l'arte e la scienza dell'organizzazione dei suoni nel corso del tempo e nello spazio. Si tratta d'arte in quanto complesso di norme pratiche adatte a conseguire determinati effetti sonori che riescono ad esprimere l'interiorità dell'individuo che produce la musica. Mi hanno detto che la musica funge da terapia. Io ne abuso quando c'ho problemi di schizofrenia. Dicono che sia la via che mi porta alla salvezza. Ma scrivo da 10 anni, vivo nella mia monnezza. Non come Caparezza, sono uscito dal tunnel, schiacciato al parabrezza di una vecchia Mini Cooper. Le ho provate tutte, persino di lanciarmi dal sesto piano, ma attaccato allo stand di panni. Come il bungee jumping, cadendo nel vuoto. Volevo provare ad abbattere il muro del suono. Qualcosa è andato storto, che fine un po' ridicola. L'unica cosa battuta è stata la clavicola. Può girare in una city car, con l'impianto palla. Sento rapper gangsta, insieme a Lucio Dalla. Pure Maria Callas, un po' generi esotici. Ma torna alle mie origini sentendo i miei melodici. Sentite suonare la stracciata. Allora, Mr. Groove, il suono è la sensazione data dalla vibrazione di un corpo in oscillazione. Tale vibrazione, che si propaga nell'aria, raggiunge l'apparato uditivo dell'orecchio, che, tramite un complesso meccanismo interno, è responsabile della creazione di una sensazione uditiva. Sono passato dall'hip hop a fare musica dance. Ci provo con il minimal, con l'house techno trance. L'ho mischiata con il jazz, pompo musica da sballo. Ora quale rapper? Sono diventato warrior. Chioma come un gallo, in testa c'ho la cresta. La gente che mi incontra dice: bella panca bestia. Sento roba fresca, flusso che ti innesca di prendere la rincorsa e lanciarsi dalla finestra. Ora seriamente, non dico più cazzate. Partecipo a concorso solo per dimostrare che mi ha dato tutto, persino su sto beat. Anche se è una hit che davvero mi fa brutto. Ma in fondo dopo tutto, anche questa è musica. Forse un po' diversa come suono per l'acustica. La musica è d'asfalto, non è mica da suolo. Ma se scartate il pezzo vi denuncio. Mistero del suono.